Allora, buongiorno al senatore Giarrusso. Buongiorno. Che cosa succede, senatore? C'è un'escalation. Ci sono dei fatti gravissimi della nostra democrazia, un'escalation di fatti molto molto gravi. Noi sappiamo che ha iniziato con le violazioni della Costituzione il Presidente della Repubblica. Ieri addirittura alla Camera hanno tolto la voce a tutte le opposizioni, non avevamo scritti solo noi a parlare, anche SEL e Lega. Eppure la Presidente ha troncato le discussioni, ha fatto decadere gli emendamenti non discussi e ha fatto subito votare il decreto. Un atto senza precedenti, abnorme, fuori dai regolamenti, nato da una semplice interpretazione dei regolamenti. Quindi non normato dai regolamenti della Camera. La famosa ghigliottina. La famosa ghigliottina. Questo atto, come naturale conseguenza dell'aggressione nei confronti dell'opposizione, è seguita l'aggressione ancora più odiosa di un uomo nei confronti di una ragazza, ancor più inerme perché era trattenuta dai commessi della Camera, quindi era tenuta per le braccia e quest'uomo non si è nemmeno peritato di... Stiamo parlando di D'Ambrosio, del senatore D'Ambrosio. Del deputato D'Ambrosio, che è anche il questore, sì. Quello che era reputato a tenere l'ordine in aula e che ha picchiato una ragazza ferma e trattenuta dai commessi. Un atto vile, vigliacco, che deve essere stigmatizzato da tutti. Questa non è una democrazia quando si toglie la parola all'opposizione e quando addirittura l'opposizione viene aggredita in aula da chi quell'aula dovrebbe mantenere in ordine. E adesso che succede? Com'è la giornata di noi oggi? Noi chiediamo le immediate dimissioni di D'Ambrosio, non solo da quest'ora, ma il suo allontanamento dalla Camera, perché non è degno di stare là dentro, non è da paese civile. Solo questo potrebbe ristabilire l'ordine delle cose. Noi crediamo che questo non avverrà, perché ovviamente chi ha ordito tutto questo ai danni dell'opposizione ovviamente difenderà D'Ambrosio. Però la domanda che le faccio, Giarrusso, è: c'è un cambio di strategia da parte vostra? Cioè, è quello che succede è semplicemente dettato dall'agenda, oppure... Guardi, stiamo valutando, perché la situazione sembra precipitare. Noi ieri alla Camera con i nostri valorosi deputati cercavamo di impedire una rapina ai danni degli italiani, una rapina con un basista che è Saccomanni, che era in Banca Italia e ora è al governo. E stanno rapinando 7 miliardi di euro dalle tasche degli italiani per consegnarli alle banche. Ma lei si rende conto di che cosa parliamo? 7 miliardi di euro consegnati alle banche di nascosto, con un atto proditorio, regalati, quando si chiedono lacrime e sangue ai cittadini di questo paese. È un atto vergognoso a cui noi ci opponevamo. La domanda che le faccio è: che cosa accadrà sulla legge elettorale? Perché a voi questa legge elettorale non piace. Ma questa è un'altra delle forzature abnormi. La legge elettorale è la legge più importante di qualunque paese democratico. Sono d'accordo con lei. Non imposta, cioè non si può dire da nessuno o si approva questa o niente. Si porta in Parlamento, tutte le proposte vanno valutate e discusse con tutti, ma votate. No, si devono ritirare gli emendamenti. Cioè, un segretario ha fatto ritirare gli emendamenti del proprio partito. Stiamo parlando di Renzi, con gli emendamenti presentati dai suoi parlamentari, glieli ha fatti ritirare. Ma siamo ancora in democrazia? Questo è il problema. Siamo ancora in democrazia quando un Parlamento non può discutere la legge elettorale che lo regola? Peggio ancora quando questa proposta di legge elettorale, che non può essere emendata, è stata discussa tra Renzi e un noto pregiudicato, che è Berlusconi, lo sappiamo. C'è una cosa incredibile. Noi stiamo vedendo un'escalation di violenza nei confronti del nostro paese e della nostra democrazia, tutto questo consentito da un Presidente della Repubblica che tutto questo avalla e che noi oggi, di cui noi oggi chiederemo la messa in stato d'accusa. Non è un caso. Sì, però Napolitano non può interferire con l'attività del Parlamento. Napolitano, non lui, perché non lo farà mai, per questo lo mettiamo in stato d'accusa, ma la figura del Presidente della Repubblica, che noi difendiamo strenuamente da chi la sta massacrando, è proprio quella del garante della Costituzione e dell'opposizione. Ma qual è la motivazione esatta dell'impeachment, Giarrusso? Perché allora, l'impeachment viene presentato perché Napolitano ha stravolto il ruolo del Presidente della Repubblica, violando ripetutamente la Costituzione. Mi faccio degli esempi più forti. Le faccio un esempio. La Costituzione prevede che la nostra è una Repubblica parlamentare.
il governo ha la fiducia del Parlamento, non del Presidente della Repubblica. Invece il Presidente della Repubblica ha instaurato due governi presidenziali che rispondono a lui e che hanno la sua fiducia, quello di Monti prima e quello di Letta dopo, interferendo con l'operato delle Camere quando intendevano sfiduciare per fatti gravi, gravissimi, due ministri, stiamo parlando di Alfano e della Cancellieri, è intervenuto. Questo prefigurando una cosa che non c'è nella Carta Costituzionale, cioè una Repubblica Presidenziale. Ripeto, ha cessato la sua funzione di garante della Costituzione e delle opposizioni, ed è sceso in campo come leader del governo. È a lui che risponde il governo, lo sono tutti in queste aule, e questo è un atto eversivo della Costituzione. L'altra questione fondamentale è stato l'esproprio della funzione anch'essa parlamentare, che è quella legislativa. Cioè, il popolo è sovrano nel nostro paese, la sua sovranità si esercita in queste aule con la funzione legislativa. Ebbene, Napolitano, consentendo al suo governo, che su sua indicazione procede con decreti legge non emendabili molto spesso, anche se fatti male, espropria le Camere del potere legislativo. Lui ha il potere, lei lo sa che i decreti legge sono firmati dal Presidente del Consiglio, dal Ministro competente per materia e poi controfirmati dal Presidente della Repubblica. La nostra Carta Costituzionale prevede questo passaggio non meramente formale, ma perché il Presidente garantisca che non si abusi della decretazione d'urgenza. E invece di questo abuso lui se ne è fatto il promotore, e questo noi lo vogliamo mettere in stato d'accusa. È un atto grave quello che sta compiendo nei confronti della Carta Costituzionale e dei cittadini di questo paese. Gianruzzo, quando la legge elettorale arriverà al Senato, voi farete ostruzionismo anche lì? Come? Quando la legge elettorale arriverà al Senato, voi farete ostruzionismo anche lì? Noi non facciamo ostruzionismo, noi facciamo il nostro lavoro di parlamentari dell'opposizione, presentiamo proposte e si chiamano emendamenti. Guardi che io non ho niente contro l'ostruzionismo. Perché vede, la legge elettorale va fatta, e il regalo di 7 miliardi e mezzo di euro alle banche che non andava fatto, per quello noi facevamo ostruzionismo, mi sembra là non c'era che emendare, là c'era da non fare. La legge elettorale va fatta, noi abbiamo le nostre proposte, le proporremo e le discuteremo, poi si vota come è in democrazia. Ma deve essere un percorso democratico in cui si vota, non in cui un pregiudicato e un segretario di partito dicono non si vota nulla, o questo o niente. Su questo sono d'accordo con lei, sono assolutamente d'accordo con lei nel merito. Penso che sia sbagliato un accordo fra i leader che passa sopra il Parlamento. Le chiedo l'ultima cosa, lei pensa che con questa legge il Movimento 5 Stelle potrebbe dover fare delle alleanze? Guardi, io penso che questa è una legge porcata, peggiore del porcello. Io la chiamo la scrofa, quella proposta da Renzi e del pregiudicato. Quindi quello che accadrà nel nostro paese sarà un pasticcio inenarrabile, per cui cerchiamo di approvare una buona legge, questo è il nostro auspicio. Però magari, vabbè, allora perché non parlare con Renzi e magari farglielo capire? Ma noi nelle commissioni, avete parlato in aula, noi discutiamo come si fa democraticamente, legittimamente in un Parlamento, attraverso la proposizione di emendamenti che vengono discussi, è ovvio che ne parliamo. Ma noi abbiamo sempre detto che rispettando la volontà dei cittadini e la nostra Carta Costituzionale, la sede della discussione è il Parlamento. È una curiosità che ho, Gianrusso, se può spiegare anche agli ascoltatori, i 7 miliardi a Banca Italia, perché ieri sia i telegiornali, anche oggi i quotidiani, si focalizzano più che altro sul fatto che la Boldrini con questa ghigliottina e bloccando l'ostruzionismo 5 Stelle ha fatto sì che gli italiani non pagassero la seconda rata dell'IMU. Vede, perché sono trucchi da rapinatori questi. Io ripeto, hanno compiuto una rapina ai danni dei nostri. Ma come sarebbe potuto? Che cosa succederà? Cioè, può spiegare all'ascoltatore? Allora, no, le spiego. Che cosa fanno i rapinatori? Occultano la rapina. Lo sfruttamento era la questione IMU. Noi sappiamo tutti, abbiamo fatto una campagna elettorale contro l'IMU. Certo. Quindi figuriamoci se noi volevamo fare pagare l'IMU ai poveri disgraziati che in questo momento non ce la fanno. Il problema è che da buoni rapinatori si sono nascosti dietro l'IMU per una rapina molto più grande. Stiamo parlando, là non rapinano 2 miliardi di euro ai cittadini con non facendo pagare l'IMU. La seconda rata. Subito dopo ne gliene tolgono 7 miliardi e mezzo, perché guardate che le riserve della Banca d'Italia sono soldi nostri, dei cittadini, che loro stanno consegnando a fondo perduto, li stanno regalando alle banche.
Quindi 7 milioni dalla Banca d'Italia alle altre miliardi. Banche. Dalle riserve della Banca d'Italia alle altre banche, senza contare che poi per fare questa rapina ovviamente devono sfondare la porta. Una volta sfondata la porta entrano altri che sono investitori stranieri, che addirittura possono mettere le mani sulle nostre riserve aurifere. Attenzione, questa è una cosa che molti cittadini non sanno, noi siamo il terzo paese occidentale per riserve aurifere, cioè lingotti d'oro, e probabilmente qualcuno sospetta che dietro le manovre per mettere in ginocchio il nostro paese ci sia la volontà di speculatori internazionali di mettere mano sul nostro oro. Ovviamente sfondare la porta blindata della Banca d'Italia per fare una rapina consentirà anche l'apprensione di questo oro. Bene, grazie mille al senatore Giarrusso, lo salutiamo e lo sentiremo presto. Sentiamo la lupa sinfabula. Sì, buongiorno Milo, come dicevi tu sono in corso delle proteste ancora del Movimento 5 Stelle all'interno delle commissioni, hai parlato di quello che è avvenuto in Commissione Giustizia, di quello che sta avvenendo in Commissione Affari Costituzionali, qualcosa in più ci può dire il deputato del Movimento 5 Stelle Loredana Lupo che è stata protagonista o vittima, probabilmente potete vedere le immagini se la regia ci aiuta, di quanto è avvenuto ieri in aula a Montecitorio, che ha visto appunto coinvolta l'onorevole Lupo e il deputato di Scelta Civica, nonché in quel momento questore in aula, Stefano D'Ambruoso. Allora, onorevole Lupo, cittadina Lupo, che cosa è avvenuto ieri? Allora, in aula ieri noi abbiamo semplicemente tentato di garantire quello che è un diritto dell'opposizione, per cui volevamo semplicemente poter continuare la nostra discussione in aula. È stata applicata la tagliola e questo ovviamente ci ha costretti ad un gesto estremo, tentare di occupare i banchi del governo. L'abbiamo fatto con calma, come siamo soliti fare, cioè certo un minimo di irruenza è necessaria in determinate circostanze, però purtroppo c'è stato un picchiatore in questa situazione, che è stato il collega D'Ambrosio, che anziché attenersi a quello che è il suo ruolo, quello di questore, ha pensato bene che utilizzare violenza su un altro deputato fosse lecito. Questa cosa ovviamente non si può fare in aula, perché esistono i commessi che sono deputati a questo ruolo, e poi io sono scesa cosciente di quello che stava accadendo, per cui casomai sarei stata ripresa dalla presidenza, come è giusto che sia, nulla di che. Oggi purtroppo in commissione è successo qualcosa di particolare, io sono stata stamattina in commissione giustizia, anche lì con il decreto svuota carceri è stata applicata la tagliola, quindi adesso approveremo un decreto che permette di uscire, di portare fuori mafiosi, stupratori, assassini. Stessa cosa è accaduta nella commissione di affari costituzionali, quindi la legge elettorale verrà discussa direttamente in aula, quindi senza dare la possibilità alle opposizioni di fare i dovuti emendamenti e la regolare attività costituzionale prevista per un parlamentare. Ma scusi, onorevole Lupo, perché non avete partecipato alla trattativa per trovare un accordo sulla legge elettorale? Capisco la protesta, ma perché non avete partecipato anche voi alle trattative? La legge elettorale si discute nelle sedi in cui va discussa, che sono quelle istituzionali, ed è la Camera che è deputata a questo. Non si discute nelle segrete stanze. Quindi noi abbiamo fatto quello che i cittadini ci hanno chiesto, il nostro mandato è questo, discuterla nelle sedi istituzionali, e ci è stato proibito, ci è stato tolto un diritto fondamentale oggi. Ma fa parte della politica e delle soluzioni della politica mediare e trovare delle soluzioni di compromesso. Era questa la voce della cittadina Loredana Lupo. Sì.